Ciao, sono Martina, una ragazza della Antonio Serra di Napoli, della classe terza F. Insieme ai compagni di classe ci siamo riuniti in previsione del progetto di alternanza scolastica e, essendo noi alunni del corso informatico, abbiamo pensato di poter realizzare un'applicazione ed un portale. La domanda che inizialmente ci siamo posti è stata: come mai gli adolescenti siamo così bravi e veloci nella smart communication e non altrettanto bravi nell'apprendimento scolastico? Beh, dopo varie discussioni e litigi da genere siamo giunti a una conclusione. Vediamo troppa distanza tra le applicazioni digitali e i metodi di studio tradizionali. E così abbiamo pensato. E se provassimo a coniugare il digitale con il libro? Beh, noi ci abbiamo provato e test yourself nella testimonianza. I risultati del questionario mostrati sul LED sono stati interessanti. Come previsto, la maggior parte degli studenti ha inserito come dispositivo preferito del futuro l'utilizzo della piattaforma e il proprio smartphone. Per quanto riguarda l'apprezzamento del portale in sé, le risposte sono state uniformi, anche se con qualche discordanza. Gli studenti hanno apprezzato la nostra idea e l'hanno premiata con degli atteggiamenti positivi verso di essa, che ci hanno incoraggiato nel continuo del nostro lavoro. È possibile accedere alla piattaforma tramite una semplice registrazione al portale o, in alternativa, utilizzando i dati del proprio account dei vari social network. Questo permetterà anche l'utilizzo più semplice della piattaforma agli utenti inesperti. La registrazione permetterà di salvare le proprie statistiche dei vari test in un'area riservata dedicata a migliorare le abilità del singolo utente. La registrazione, nonostante tutto, non è obbligatoria, anzi, all'inizio del test è possibile introdurre nickname per poter salvare nella classifica generale i propri risultati in forma anonima.